Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura della seduta del 10 dicembre l'Assemblea ha ricordato la figura dell'ex consigliere e assessore regionale Luigi Rivalta, scomparso lo scorso 6 novembre all'età di 82 anni. Dopo la comunicazione del Presidente della Giunta è stato svolto un ampio dibattito sui fondi strutturali europei, per i quali è stata approvata all'unanimità la richiesta di revisione dei criteri del riparto. Daniele Cantore, Nuovo Centrodestra. Abbiamo chiesto tutti insieme al Presidente della Giunta e alla Giunta di battere i pugni perché al Piemonte vadano i fondi che devono andare, perché il Piemonte ha tutte le carte in regola per combattere questa importante crisi economica e sociale. Mercedes Bresso, Partito Democratico. È un riparto che si doveva basare su chi ha più sofferto e invece il Piemonte perdeva 350 miliardi, mentre la Lombardia aumentava addirittura del 50% e il Lazio del 20-30%. Il Piemonte ha bisogno di queste risorse e deve farsi valere. Nelle pause dei lavori d'aula, il 10 dicembre, Ufficio di Presidenza, consiglieri e assessori competenti hanno ricevuto le delegazioni della FIOM CGL sulla crisi occupazionale del settore metalmeccanico in Piemonte, degli studenti universitari sui problemi del diritto allo studio e dei rappresentanti delle aree mercatali sui problemi del commercio ambulante. 40 studenti delle scuole superiori del Piemonte per un giorno sono stati consiglieri regionali per la seduta di ragazzi in aula che simula il processo di formazione delle leggi. Le 6 proposte presentate e discusse dai ragazzi riguardavano il bullismo online, i trasporti per gli studenti pendolari, le microcentrali idroelettriche, gli stage formativi, gli studenti del settore aeronautico e le norme per regolare il gioco d'azzardo sul web. Tommaso Bruno, Liceo Vittoria di Torino. La nostra proposta di legge prevede le modifiche di alcuni articoli, tra cui il 594, ovvero ingiuria, 595, diffamazione e 612, minaccia. È prevista una pena aggravata per i reati commessi per vie telematiche o informatiche. Sara Zampiero, Liceo Scientifico Peano, Tortona. È stata una giornata veramente emozionante, è stata una delle mie prime volte qua in Consiglio regionale e ho potuto riscontrare diversi pareri con diverse proposte di legge e quindi si può dire che il mio intento di promuovere l'incontro studenti-lavoro si è verificato anche in questa grande opportunità. Al piano nobile di Palazzo Lascaris è esposto fino al 6 gennaio il presepe piemontese di Guido Moro, un classico presepe popolare dove a fianco dei personaggi della natività compaiono sia i pastori che i popolani nei loro costumi tradizionali negli ambienti tipici della montagna. Fino al 10 gennaio nella Biblioteca della Regione la mostra In viaggio con la carta, fra presepi e auguri di Natale, curata da Marisa Novelli. L'allestimento propone presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali e coinvolgenti del Natale. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.